Baldino, parto da lei, poi vado al presidente Rampelli. Insomma, le parole del ministro tedesco Lindner mi sembra che chiariscano un po'. Noi senza il gas russo, senza quel gas le industrie si fermano. Allora, però la considerazione successiva è probabilmente non troppo noi, siamo andati forse noi un po' cauti, ma altri paesi europei. Ma allora perché abbiamo fatto la voce grossa su Mosca, con Mosca, sapendo esattamente che su quel punto lì noi saremmo stati in grande difficoltà? Allora, onorevole Baldini e poi presidente Rampelli. Guardi, ha centrato perfettamente il punto, infatti è quello che dicevamo noi all'inizio, insomma, quando già trapelava, insomma, la voce dell'embargo al gas russo. Il tema non è se siamo favorevoli o siamo contrari, perché è chiaro che sarebbero sanzioni molto efficaci. Il tema è come fare per approvvigionare i nostri paesi, non solo l'Italia, abbiamo visto, ma anche la Germania altamente dipendente dal gas russo. Quindi, ora, rispetto a questa questione dell'ENI, bisogna capire oggi che cosa farà la Commissione europea, visto che è in procinto di presentare il piano REPowerEU di 300 miliardi proprio per diversificare le fonti energetiche. Perché inizialmente si era espressa in senso negativo a questa ipotesi del doppio conto, perché potrebbe essere un'elusione, no? Un aggiramento delle sanzioni. Quindi, ora vediamo oggi che cosa succede con la presentazione di questo piano che dagli annunci dovrebbe andare nella direzione auspicata anche dal Movimento 5 Stelle, cioè di diversificare le fonti energetiche puntando sulle energie rinnovabili. E vediamo anche che cosa accadrà con questa questione. Chiaramente la decisione di Eni è una decisione cautelativa, una decisione temporanea, sembra per tamponare, insomma, i contropagamenti che devono essere effettuati insomma, in maniera imminente. Però la soluzione, a nostro avviso, noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, è un Energy Recovery Fund, cioè un piano comune di acquisti, di stoccaggi di fonti energetiche. E anche un tetto al prezzo del gas proprio per consentire ai nostri paesi di non subire un ulteriore effetto negativo di questa crisi energetica che purtroppo si riverbererà Chiaro. nei nostri E paesi. oggi devo sentire l'onorevole Baldini, po Baldino, poi vi faccio vedere il servizio che ha preparato il nostro spin. Beh, guardi, in realtà dire che con le fonti fossili presenti, con le riserve fossili presenti nel nostro paese riusciremmo a risolvere il problema della dipendenza dalla Russia purtroppo è mistificare la realtà, perché noi non abbiamo abbastanza riserve per soddisfare il fabbisogno italiano, non ce l'abbiamo. Quindi dobbiamo puntare sicuramente su altre fonti. È vero che il percorso verso le energie rinnovabili, cioè l'approvvigionamento energetico maggiormente verso fonti rinnovabili è un percorso lungo, però vorrei dire questo, che noi abbiamo già degli impianti in via di autorizzazione e se noi riuscissimo a sbloccare in breve tempo queste autorizzazioni, riusciremmo a soddisfare il fabbisogno energetico e a sostituire integralmente, anzi non dico integralmente, ma all'80% per l'eolico e al 90% per l'idroelettrico, quello che arriva dalla Russia. Quindi dobbiamo sicuramente accelerare in questo senso. Poi, visto che siamo in emergenza, bisogna fare in questo momento tutto quello che è necessario per consentire ai cittadini italiani nel prossimo inverno di riscaldarsi e alle imprese di lavorare. Quindi in questo momento faremo tutto quello che è necessario, ma non ci dimentichiamo che siamo in un momento storico importante in cui ci si chiede di arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Quindi non facciamo in modo che questa guerra freni il percorso verso la tutela dell'ambiente e la neutralità climatica, perché altrimenti avremmo perso un'occasione storica. Chiaro. Baldino, velocemente, perché c'è un ultimo tema che poi voglio trattare con voi. No, forse non mi sono espressa bene prima. Cioè, allora, cito fonti MISE, stime MISE, secondo stime MISE, nel sottosuolo italiano ci sarebbero circa 350 miliardi di metri cubi di gas naturale tra riserve confermate e potenziali. Cioè, quelle confermate si aggirano intorno ai 70-90 miliardi di metri cubi. Cosa significa in parole spicciole? Significa che nel sottosuolo italiano c'è una riserva per l'approvvigionamento di un anno del fabbisogno italiano, di un anno. Quindi non saremmo mai totalmente Se consumiamo indipendenti 70 sfruttando miliardi di tutte metri. le nostre riserve. Chiedo scusa, non mi interrompa.
Dire che siamo fa che siete favorevoli alla, alla transizione ecologica e che siete contrari al PITESAI, che è il piano che attua la transizione ecologica, è una contraddizione in termini, no, quindi mettetevi d'accordo con voi stessi, perché è facile dire evviva l'ambiente e poi non essere conseguenziali e non fare quello che è necessario per tutelarlo. La domanda che mi viene, Baldino, è, ma insomma, peraltro qualcuno anche di molto autorevole ha detto, ma perché far ballare questo governo per i prossimi 10 mesi con una campagna elettorale che entrerà sempre più nel vivo e fisiologicamente sarà sempre più forte, ma perché non chiudiamo prima la legislatura e andiamo a votare ad ottobre? Allora, io non chiedo se questo è possibile, ma ci sono elementi di confronto che potrebbero portare ad una soluzione di questo tipo? Baldino. Ma sinceramente il Movimento 5 Stelle non attua tattiche, strategie politiche o giochi di palazzo per andare a votare, far cadere il governo e far sprofondare l'Italia in una crisi, in un momento storico così delicato. Ci siamo passati, l'abbiamo subito e sicuramente non sono dinamiche che vogliamo reiterare. Noi poniamo dei temi che interessano gli italiani, come ad esempio quello dell'approvvigionamento energetico e della necessità che l'Europa si faccia portavoce, insomma, di un piano che nell'Europa si attua. Un piano di recovery, Energy Recovery Fund, no? Per consentire a tutti gli stati gli approvvigionamenti energetici senza gli sbalzi dei prezzi che abbiamo visto, o i temi della guerra, su come l'atteggiamento che deve avere l'Italia e l'Europa all'interno di questo conflitto. Questi sono temi che, mi scusi, un partito di maggioranza relativa, una forza politica di maggioranza relativa che sostiene il governo, non ha soltanto il diritto, ma anche il dovere di porre, perché altrimenti lo chiudiamo davvero il Parlamento, andiamo in vacanza, facciamo fare tutto al governo. Non mi sembra questa la forma di governo parlamentare che esiste nel nostro ordinamento, quindi non c'è nessuna forza, il Movimento 5 Stelle non vuole far cadere il governo, non vuole far traballare la maggioranza, piuttosto lo dica chi ha fatto mancare i voti al senatore Licheri, evidentemente c'è qualche problema che non è nostro.